Come sempre ragazzi vi ricordo di passare dal link in descrizione se avete bisogno di crediti per tutte le console, mi raccomando FIFA Coin, link in descrizione, utilizzate anche il codice coupon DAV per avere uno sconto del 5%. Partiamo col video, buona visione. Bene a tutti ragazzi, sono DAV e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Siamo qui oggi ragazzi per un video pazzesco. Vi andrò a mostrare ragazzi ben 5 icone, naturalmente divise nelle loro 3 versioni, le 2 più quella Prime, che potrebbero essere inserite nel prossimo FIFA 19. Naturalmente si trattano di prediction. Prima di iniziare però vi devo dire una roba importante, cioè che dobbiamo superare i 3000 mi piace per il prossimo episodio, in cui magari anche voi qua sotto nei commenti provate a consigliarmi qualche giocatore da poterci inserire. E devo ringraziare anche gli amici di FIFA Ultimate Team Italia che mi hanno naturalmente aiutato con le grafiche delle carte che vedrete appunto a brevissimo. Trovate in descrizione sia la mia pagina di Instagram che la loro, e anche poi la loro pagina di Facebook, in cui dovete andare a lasciare un bel mi piace. Perfetto, quindi andiamo a partire con il primo, che in realtà vi ho già spoilerato ragazzi dalla miniatura, perché avete visto un Francesco Totti in una versione veramente paurosa. Nel frattempo mi vedete leggere diversi aneddoti che mi sono segnato anche per farvi capire un po' il senso delle statistiche, degli overall e il motivo per il quale ho scelto abbiamo scelto gli anni delle determinate carte. Perfetto, come vedete ragazzi, Franceschino Totti nella sua versione del 2001, del 2006 e del 2010. Partiamo dal 2001 nella sua versione 90, che è la sua intermedia diciamo. Come vedete la Prime invece è quella 92, e nel 2010 quella un po' più scarsina 87. Nel 2001 cosa ha fatto Franceschino ragazzi? Ha vinto naturalmente il campionato con la Roma. È stato uno degli anni un po' più prolifici per lui. È stato l'anno della consacrazione, uno scudetto, l'unico della sua carriera che è riuscito a portare a Roma dopo un campionato veramente importantissimo. E tra l'altro è anche l'anno in cui lui è arrivato quinto nella classifica del pallone d'oro, quindi è stato veramente un anno importantissimo per lui. Quello del 2006, lo sapete ragazzi meglio di me, è stato l'anno del mondiale che abbiamo vinto in Germania, lui da protagonista anche in diverse partite. Mi ricordo benissimo il rigore contro l'Australia, altre prestazioni veramente di rilievo che ci hanno permesso appunto, anche grazie al suo contributo, di vincere il mondiale. Ragazzi, quell'anno in Germania è davvero tantissima roba. Nel 2010 invece è stato il giocatore ad aver segnato più gol con la stessa maglia, quindi ha superato anche il record che al momento apparteneva a Nordahl con la Roma, ragazzi, perché ha sempre solo giocato la Roma, e questo è una grandissima cosa che adesso difficilmente si vede nelle squadre attuali. Le bandiere mancano ragazzi, come Totti. E quindi queste sono le sue statistiche. Come vedete appunto nella prima, che è quella in cui lui era un po' più giovane, era quello naturalmente dove era un po' più veloce. In quella Prime c'è molto più tiro, molto più fisico, molto più passaggio e anche il dribbling. L'87 invece è leggermente più lento, naturalmente l'età è il fattore che permette di rallentarlo. Il fisico è una via di mezzo, il passaggio comunque rimane discreto, e anche il tiro. Le carte ragazzi sono veramente ottime tutte e tre. Come vedete c'è soltanto un cambio di ruolo nel l'anno dello scudetto, in cui è un AT anziché ATT. Tutto sommato comunque sono abbastanza equilibrati tra di loro, e devo dire che ci azzeccano veramente molto sulla carriera di Totti o sulla sua personalità. Fatemi sapere magari anche sotto nei commenti se cambiereste qualcosa o se non vi trovate magari in qualche statistica. Secondo giocatore ragazzi, parliamo di Michel Platini, giocatore francese che conoscete benissimo per la sua carriera, anche se molti di voi non l'hanno magari mai visto giocare, ma è famoso per giocare, aver giocato nella nazionale francese, aver vinto molto sia con la nazionale che con la Juve, quindi ragazzi, giocatore veramente fortissimo, una delle icone che mi piacerebbe veramente vedere e magari chi lo sa provare nel momento in cui potrà essere inserita all'interno di FIFA. Abbiamo 3 carte anche naturalmente in questo caso: 89 di overall per la versione dell'81, 94 per la versione 84 che è la sua versione Prime, e 92 per la versione del 1985. Quella del 1981 è stato l'anno in cui lui si è fatto conoscere diciamo al pubblico europeo francese, grazie al campionato vinto in Ligue 1 al Saint-Étienne, che naturalmente lo ha fatto esplodere in un campionato veramente straordinario, in cui è stato visionato dagli osservatori della Juve, che poi lo hanno acquistato
Non l'anno successivo, mi sembra, ma l'anno subito dopo, o forse subito l'anno successivo, non mi ricordo di preciso, però già nell'84, ragazzi, era con la maglia della Juve e ha vinto la bellezza del campionato con la Juve, un europeo con la Francia, la Coppa UEFA con la Juve, la Coppa delle Coppe, ragazzi, e poi il Pallone d'Oro. È stato l'anno di Michel Platini ed è veramente impressionante dalle statistiche, lo vedete, 95 di passaggio, 94 di tiro, 94 di dribbling, buona anche la velocità con 85, è un CC, ragazzi, straordinario, veramente impressionante. L'anno successivo invece nell'85, diciamo che non ha vinto poi tutto quello che ha vinto nell'84, anche perché sarebbe stato veramente impossibile, ma soltanto, diciamo, ha vinto la Coppa dei Campioni con la Juve e poi la Supercoppa per l'anno successivo, che aveva vinto la Coppa UEFA. Quindi, in, tra l'altro, anche quell'anno in cui ha vinto la Champions, cioè nell'85, è stato anche capocannoniere di quella edizione. Quindi, ragazzi, anche là stiamo parlando di cifre incredibili: 89 di overall, 94 di overall e 92 per un giocatore veramente assurdo, Michel Platini. Passiamo al terzo, ragazzi, giocatore, ed è uno dei miei pupilli, madonna, nell'anno 2010, ragazzi, Samuel Eto'o, giocatore pazzesco, pazzesco, che esordisce nel 2000-2003, dal 2000-2003 circa, col Mallorca, come vedete l'86 di overall è la sua prima versione, poi abbiamo il 91 per il 2006 e l'89 per il 2010. L'86, ragazzi, come vi dicevo, col Mallorca vince una Coppa di Spagna e diventa il miglior marcatore, ragazzi, con la maglia del Mallorca di tutta la storia della Liga. Non so se adesso è stato superato o meno, ma in quell'anno lo era diventato, e tra l'altro con quella Supercoppa lì segnò anche due gol in finale che, diciamo, lo fece vedere un po', lo fece vedere, si può dire, no? Che lo mostrò, diciamo, al pubblico grazie a quella Coppa, venne osannato un po' da tutti e venne conosciuto dal Barcellona, che tra l'altro lo acquistò veramente per pochissimi soldi, diciamo così. E ragazzi, in quell'anno, nel 2006, in cui vediamo la sua versione Prime, vinse un campionato col Barça, una Supercoppa di Spagna, una Champions e si classificò sesto nella classifica del Pallone d'Oro. Ragazzi, giocatore pauroso, velocissimo, con 93, 90 di dribbling, 91 di tiro, 84 di fisico. Conoscete meglio di me Samuel Eto'o e sapete anche che in quell'anno era veramente, ragazzi, qualcosa di spaventoso. Nel 2010, invece, l'anno del triplete dell'Inter, che, ragazzi, faceva un ruolo incredibile, fa il ruolo di Mandzukic, praticamente lui giocava come ala, diciamo, ma tornava tantissimo, lottava su ogni pallone, aiutava anche la difesa, veramente, ragazzi, un giocatore di super sacrificio, che venne tra l'altro all'Inter per Ibra e 50, cioè ci hanno dato 50 milioni ed Eto'o per portarsi Ibra al Barcellona. Ragazzi, abbiamo fatto l'affare del secolo e tra l'altro, come vi ho detto, quell'anno lì fece veramente tantissimo per l'Inter e fu uno dei protagonisti del triplete, quindi ci ha fatto vincere tutto. Grazie Samuelino, ti voglio bene. Penultimo giocatore, ragazzi, parliamo ora di Robin Van Persie, uno dei giocatori più belli da vedere giocare, ha segnato anche parte della mia infanzia, beh, proprio infanzia no, però avevo 10 anni all'incirca quando lui è esploso, diciamo, e mi è piaciuto veramente tantissimo, un giocatore impressionante, uno dei giocatori più forti olandesi proprio della storia. Come vedete, abbiamo la versione 86 del 2003, la versione 88 del 2012 e l'ultima 90, che è la sua versione Prime del 2013. Cosa ha fatto lui in quegli anni? Nel 2003 si è fatto conoscere con il Feyenoord, giocava appunto proprio in Olanda, non ha fatto delle prestazioni incredibili, segnate da tanti gol eccetera così, però era veramente importante, ragazzi, la sua presenza in campo, proteggeva palla, sapete benissimo anche che molto fisicato, altissimo, faceva diversi assist, è un giocatore che ha molto passaggio, anche se in queste versioni voi non vedete tantissimo, soprattutto nella sua versione 86, però credetemi, è veramente bravo anche nel discorso degli assist. Nel 2003 appunto poi passò all'Arsenal, l'anno successivo, quindi 2003-2004, e nel 2012 c'è stata poi la sua annata migliore, ha fatto quasi 10 anni all'Arsenal all'incirca e ha disputato tutto il campionato all'incirca, una 35 presenze, totalizzando, ragazzi, nel totale nell'anno 30 gol, quindi vincendo il capocannoniere proprio in quell'anno lì, veramente straordinario. Con l'Arsenal non è andato proprio bene perché, come sapete, non ha vinto campionati o comunque
competizioni importanti, se non qualche coppa appunto di Lega, FA Cup o, eccetera. E invece nel 2013, che è stato l'anno in cui ha cambiato squadra, andando alla corte del Manchester United, e fu l'anno proprio in cui arrivò, che innanzitutto vinse nuovamente la classifica capocannonieri con 26 gol davanti a Suarez, un certo Suarez, che ne fece 26, no, che ne fece 23, pardon, quando giocava a Liverpool, e in più vinse il campionato, quindi riuscì finalmente a portarsi a casa lo scudetto della Premier League in casa Manchester United dopo un anno appena, e veramente impressionante Robin Van Persie. Mi ricordo ancora un suo gol bellissimo, non mi ricordo in che anno, forse nel 2012, di testa fece un gol straordinario con la nazionale olandese, veramente tantissima roba. Passiamo ora all'ultimo giocatore, ragazzi, che è Gianluigi Buffon. Una piccola parentesi che voglio aprire, che mi stavo appunto dimenticando, è che, come avete visto, alcuni di questi 5 giocatori in realtà sono ancora in attività, anche se non so quanto Buffon e Eto'o possano ancora continuare con la loro carriera, anche se Buffon ha detto che in realtà forse non si vuole ritirare, però le carte erano già state create, ragazzi, quindi è soltanto, diciamo, una prediction proprio in base a quello che vedete. E cosa dobbiamo dire di Gianluigi? Anche 4 versioni, 88 per la versione del 99, 93 per il 2006 e 90 per il 2017. L'88 è stata la carta che lo ha fatto conoscere anche a lui a livello europeo, mondiale e soprattutto italiano, perché ha giocato, come ben sapete, prima della Juve nel Parma, ragazzi. E proprio in quell'anno lì, nel 99, ha vinto la Coppa Italia col Parma, la Coppa UEFA e la Supercoppa Italia, sempre col Parma, ragazzi. Parma, che è una realtà in realtà, è una realtà che in quegli anni era veramente fortissima. Adesso purtroppo sta ancora vacillando un po' nella Serie B, però potrebbe rinascere, e come ben sapete, però in quegli anni là era veramente una potenza, credetemi. E come vedete le statistiche, è un Buffon naturalmente più giovane, ottime statistiche in riflessi, in presa, in posizionamento, in tuffo, però è comunque una carta 88 che ci sta e non è niente male. La versione invece Prime, ragazzi, con 93 di overall nel 2006 è l'anno in cui ha vinto, oltre che lo scudetto con la Juve, anche, e come abbiamo già ripetuto anche per Franceschino Totti, il mondiale, ragazzi, in cui veramente ha fatto un'annata straordinaria. 91 di tuffo, 92 di presa, 89 di riflessi, 94 di posizionamento, ragazzi, sono le sue statistiche principali, che sono veramente paurose. La versione del 90 però è quella che veramente mi piace di più, perché vedo un Buffon più anzianotto che quella dell'anno scorso, però in cui ha vinto, ragazzi, il portiere migliore della Champions e comunque dell'anno, per una straordinaria, ragazzi, stagione, alla sua età, veramente essere ancora protagonista e vincitore di premi del genere è veramente qualcosa di assurdo. E credetemi, mi è dispiaciuto tantissimo il momento in cui ci siamo qualificati al mondiale per far sì che lui potesse concludere magari in bellezza la sua carriera, però per il momento ancora non la vuole concludere. Tra l'altro quell'anno aveva raggiunto anche la finale l'anno scorso, che purtroppo finì 4-1 per il Real in Champions, quindi veramente avrebbe potuto vincere anche quella competizione lì e concludere in bellezza un'annata che sarebbe stata sicuramente forse coronata con un pallone d'oro, che a mio parere era più che meritato. Ragazzi, si conclude qua questo video, spero che vi sia piaciuto. A me ha veramente preso tantissimo discorso andare a cercare un po' le statistiche dei giocatori, mostrarvi le carte e naturalmente chiedere anche il vostro consiglio, per farmi sapere qua sotto nei commenti chi vorreste vedere nei prossimi episodi. Lasciate un bel mi piace e seguitemi sul mio profilo Instagram Davo93. Vi ricordo anche di passare dai link in descrizione da ragazzi di FIFA Ultimate Italia, che ancora ringrazio. Grazie ragazzi, mi raccomando, ci vediamo con un prossimo video, spero che vi sia piaciuto, io vi saluto, bella ragazzi.